Ciao, mi chiamo Alba Romito e sono la consulente con Mari italiana più giovane al mondo. Se stai guardando questo video è perché ti trovi davanti a un bivio e non sai che cosa fare della tua vita. Non sai se cogliere questa opportunità o lasciarla andare. L'indecisione è uno stato che ci blocca, che ci manda in totale confusione, non ci fa dormire la notte, ci fa dimenticare tutto il resto, pure di mangiare, proprio perché siamo fissi a pensare a che cosa faccio, che cavolo faccio della mia vita. Anche io mi sono trovata più volte davanti a un bivio, in amore. Dopo anni che avevo una relazione con questo ragazzo, facevo fatica a chiudere nonostante ormai per me non fosse più come all'inizio, perché era da ormai anni che stavamo insieme e mi sembrava come buttare al vento tutti quegli anni passati insieme e non sapevo che cosa fare. Ma anche l'amicizia, mi sono trovata con un'amica con cui ero amica da una vita, da anni. Avevamo passato insieme gli anni del liceo e anche quelli dopo e non mi trovo più bene proprio come all'inizio. E quello che mi chiedevo era proprio: cosa faccio? Mando all'arte questi anni di amicizia? Oppure continuo? Che cosa fare? Ma anche nello sport mi sono trovata a un certo punto della mia vita a non sapere se continuare nello sport che aveva fatto parte di tutta la mia vita da quando andavo alle elementari, oppure se chiudere e ricominciare un nuovo capitolo. E poi anche nella vita in generale. Cosa faccio? Continuo a studiare all'università o inseguo la passione che mi fa battere il cuore ogni singolo giorno? E sai che cosa facevo io per capire che cosa fare? Beh, la prima cosa che facevo era scrivere tutti i pro e contro che potevano aiutarmi, quindi da un punto di vista razionale, a capire che quali sarebbero stati i vantaggi e gli svantaggi nel caso in cui avessi preso o meno quella decisione. Ti dico la verità, dopo che facevo questa tabella mi trovo comunque poi in disaccordo con quello che avevo scritto, proprio perché poi le emozioni mi portavano da tutt'altra parte. Ho cercato la soluzione anche fuori da me, ho chiesto ad amici, ai miei genitori, ai parenti, ai mio partner. Ti posso garantire che mi sono arrabbiata più volte di quante immaginassi. La verità è che non trovavo quella comprensione che giustamente non avevo neanche trovato dentro di me. Ho anche provato e tentato e utilizzato il gioco della moneta, quindi ho fatto proprio testa o croce e alcune decisioni le ho prese così, ovviamente per un viaggio ad esempio. Non sapevamo dove andare, che ho le metà andare per l'estate, abbiamo fatto testa o croce e quello che è uscito l'abbiamo fatto. E ci siamo così, diciamo, alleggeriti di ogni responsabilità, sia nel bene che nel male. Ho anche scritto tanto, io quando mi trovo indecisa e non sapevo che cosa fare scrivevo fogli, pagine e pagine di quaderni per sfogarmi perché mi sentivo veramente appesantita e volevo un po' alleggerirmi, perché comunque quell'indecisione mi portava tanta ansia che poi io reprimevo e la portavo con me ogni giorno. Dopo un po' ti senti un po' appesantita, ma comunque scrivere non era una soluzione perché non trovavo la soluzione, non facevo chiarezza effettivamente sui miei problemi, ma cercavo semplicemente di liberarmi dai pensieri che avevo e non di affrontarli. Ho tentato anche di non pensarci completamente, quando avevo una scelta da prendere ho provato a non pensarci e ad affidarmi a quello che erano i segnali che mi giungevano appunto nella vita. Ad esempio, una volta non ero riuscita a prendere in tempo un autobus e in genere io non li perdo mai gli autobus quando li prendo, insomma, e quella volta fu appunto un caso. Allora decisi di vedere quel caso come un segnale, e solo che anche qua potevo interpretarlo in modi differenti, come non sei riuscita a prendere l'autobus forse perché non dovevi prendere quell'autobus e quindi l'ho, diciamo, visto nella mia ottica, dire forse non dovrei cogliere questa opportunità, no? Devo rimanere nel mio, non devo prendere questa decisione. Oppure anche l'autobus, se è arrivato troppo tardi, ok, perché hai aspettato troppo tempo, guarda che una volta che l'hai perso non puoi più tornare indietro, non puoi avere altre opportunità, e quindi in realtà potrebbe anche dire muoviti, prendi questa occasione perché non torna più.
Quindi, a seconda di come vedi questi segnali, puoi prendere la tua decisione. Fatto sta che comunque è tutto molto nebuloso, poco chiaro. E in quel momento, sinceramente, io avevo bisogno di tanta chiarezza e non di cose che non fossero effettivamente le vere e proprie soluzioni. E infine ho anche cercato e speso anche un po' di soldi, devo essere sincera, in coach, guru, comunque persone, professionisti che ti garantivano delle soluzioni ai tuoi problemi, a fare soprattutto chiarezza, quello che io avevo veramente bisogno. E sinceramente ho sempre trovato delle soluzioni a metà e temporanee, del tutto temporanee. Quindi sì, le ho provate tutte e non so se anche tu le hai provate tutte e sono sicura però che se stai guardando questo video e sei arrivato anche a questo punto, vuol dire che ti trovi nuovamente davanti a un bivio e quindi vuol dire che le soluzioni non sono state durature neanche per te e anzi sono state quindi fallimentari, inutili, magari anche una spesa di soldi. Io ho capito che tutte le soluzioni che avevo provato erano comunque tutte state temporanee e mi dava una illusione di serenità che durava solo qualche giorno, non era duratura. E quindi avevo capito che fino ad ora, fino a quel momento, non c'era stata una soluzione, non avevo trovato la soluzione giusta. Proprio perché tornavo sempre punto a capo nella confusione, nell'indecisione e soprattutto nel non sapere che cosa fare della mia vita. Ero arrivata al limite, ero stufa di non sapere che cosa fare, di vivere questa ansia e soprattutto di vivere una vita che non volevo assolutamente vivere in quel modo, quindi con l'ansia, con lo stress, con la paranoia proprio avevo, del non sapere che cosa fare e perché avevo paura di sbagliare, ma avevo anche, sapevo anche però che quello che stavo vivendo non era completamente quello che mi rendeva felice, però non volevo neanche, avevo paura o di veramente azzeccare, di essere più felice, ma avevo soprattutto paura di fare peggio. E dopo tanti rimorsi, perché il tempo è passato e quando passa il tempo passano anche le opportunità, quindi ho vissuto con tanti rimorsi fino ad un certo punto in cui veramente non ne potevo più. Ero stanca e sentivo che non me lo meritavo. E allora ho deciso di provarci un'ultima volta. E quello che feci fu proprio mettermi in discussione, ma non solo me, anche l'ambiente in cui vivevo, e proprio fu la mia camera. Quindi sì, io decisi di far ordine. Avevo letteralmente toccato il fondo perché avevo rimandato così tante situazioni che mi sentivo veramente soffocare dal mio passato e soprattutto dall'insoddisfazione e dai rimorsi che avevo accumulato. Il risvolto positivo fu proprio quello che facendo ordine imparai a fare chiarezza nella mia vita, a prendere scelte giuste, vantaggiose per me in poco tempo. Ho imparato che riordinare non significa solo mettere in ordine le proprie cose, ma vuol dire anche fare chiarezza nella tua vita, vuol dire sviluppare una capacità di scelta elevata che ti consenta di prendere e di gestire tante decisioni, tante situazioni, anche difficili, ma in poco tempo, quindi essere abile e prendere queste decisioni facilmente, soprattutto nel modo migliore per te. Ho imparato che riordinare significa anche soppiantare le vecchie cattive abitudini introducendone di nuove e di migliori che ti consenta di mantenere per sempre il cambiamento ottenuto. Riordinare significa anche introdurre una disciplina che ti permetta di non disperdere le tue energie in attività poco produttive, cioè imparare a dire no. E infine, riordinare significa ritrovare la fiducia in te stessa, ovvero il carburante necessario per raggiungere ogni tuo obiettivo. E quindi sì, l'ordine mi ha salvato, non ho più avuto rimorsi o bivi invalicabili. A 19 anni ho capito che il problema, la radice di tutti i miei problemi era proprio il disordine che avevo a portata di mano e sotto il naso ogni singolo giorno. L'unica cosa che non avevo considerato ogni volta che cercavo una soluzione era che la possibile causa ai miei problemi potessi essere realmente io. Infatti anche il disordine è causato, cioè si crea ed è causato da te. Quella casa, la casa in cui vivi, è
sarebbe differente se ci vivesse qualcun altro. Quindi sì, casa disordinata di una mente disordinata. Infatti il disordine è la manifestazione esteriore della nostra interiorità. E quando io ero molto disordinata era l'espressione perfetta della confusione che c'era nella mia testa e che in realtà avevo anche nella mia vita. Ed è così che ho preso e messo ordine una volta per tutte nella mia casa e nella mia vita. Oggi infatti vivo la vita che ho sempre desiderato, circondata dalle cose e dalle persone che amo di più. Se vuoi sapere come ho fatto nei minimi dettagli e soprattutto lo vuoi replicare anche tu, ti basta semplicemente cliccare nel link che ti ho lasciato qui sopra. Riordinare è come guardare tutta la tua vita e mettere un punto. Fatta chiarezza sul tuo passato, sul tuo presente, sul tuo futuro, puoi finalmente ricominciare. E se vuoi ricominciare secondo le tue regole, clicca nel link qui sopra. Non aspettare, ricomincia da ora. Ciò che ti aspetta nel link che ti ho lasciato qui sopra può veramente stravolgere la tua vita. Quindi non perdiamo altro tempo, io ti saluto, ci vediamo molto presto e ciao!